telecamere di accesso alla ZTL, vice sindaco Brasioli, c'è qualche problema che state risolvendo e che risolverete nei prossimi giorni? Telecamere per il rispetto del codice della strada e delle zone che noi abbiamo inteso limitare la circolazione stradale. Ora, alcune di queste telecamere naturalmente sono già in funzione, ma l'amministrazione comunale con un progetto ha inteso installare dei pannelli informativi, pannelli che dicono se il varco è acceso o è spento, e quindi per, diciamo, informare in trasparenza gli automobilisti della nostra città nel momento che questi devono entrare in queste zone a traffico limitato. Per fare questo abbiamo dovuto installare dei nuovi pannelli e soprattutto dei nuovi varchi, 4 in particolare. Ora, tutti questi pannelli e questi varchi saranno collaudati la prossima settimana, eccezion fatta per 3, dove ci serve ancora l'attacco dell'Enel, quindi ci vorrà qualche giorno in più. Questo significa che per la prima settimana di ottobre potranno entrare in funzione, naturalmente in quella settimana ci sarà un pochino di moratoria, non faremo multe, ma sarà soltanto una settimana informativa, e poi subito dopo cominceremo naturalmente a sanzionare gli automobilisti indisciplinati.